Parliamo della centrale A2A di Monfalcone. Avvocato Russiani, lei è consigliere provinciale, dunque la domanda nasce spontanea. Qual è il ruolo della politica in questi casi? Il ruolo della politica è fondamentale, il ruolo della politica è quello di informazione e di trasparenza. Mi pare, almeno da ciò che possiamo leggere in questi giorni sui quotidiani locali, che questa informazione e questa trasparenza negli ultimi anni non vi siano state. Parlo ovviamente del problema riguardante la centrale A2A di Monfalcone e in particolar modo di un documento tecnico che sarebbe stato sviluppato tanti anni fa da parte di Enel, che evidenziava dei dati di inquinamento. Sicuramente ci sarebbe stato all'epoca e probabilmente potrebbe essere anche tuttora presente in tutto il mandamento del Monfalcone. Secondo lei perché questo documento diciamo così è stato tra parentesi dimenticato? Ovviamente questa risposta non la posso dare io, bisogna chiedere ai diretti interessati il come mai questo documento sia stato dimenticato per tutti questi anni. Certo che sarà una domanda che rivolgerò personalmente assieme al mio gruppo dell'UDC in seno al prossimo consiglio provinciale che si svolgerà lunedì a Gorizia. E assieme a questa domanda insisterò affinché la politica ritorni ad avere quel ruolo fondamentale, ripeto, di informazione e di trasparenza che dovrebbe avere nei confronti dei cittadini. Con la salute non si scherza, non si può assolutamente scherzare, e pertanto i cittadini devono essere costantemente informati se vi sono o ci possono essere dei problemi di carattere sanitario e che rivestono la salute, le problematiche di salute pubblica nel loro territorio. Oltre ovviamente alla questione di A2A ci sono altri problemi sul tavolo che, come sappiamo, sono quelli legati alla discarica di Pecol dei Lupi, per la quale siamo sempre in prima linea per garantire e tutelare i cittadini.